nuovo enorme osservatorio della NASA, ha segnato un'altra pietra miliare. Dopo quasi un mese intero nello spazio, il James Webb Space Telescope, noto anche come Ilunga WSTO Webb, è quasi alla fine del suo lavoro di spiegamento. La complicata serie di dispiegamenti ha visto il telescopio trasformarsi dalla sua configurazione di lancio strettamente ripiegata a quello che sembra un vero osservatorio. Il nuovo enorme osservatorio della NASA ha segnato un'altra pietra miliare. Il telescopio ha completato l'allineamento di tutti i 18 segmenti dello specchio primario e dello specchio secondario mercoledì, ha riferito l'agenzia. L'amministratore della NASA Bill Nelson ha condiviso la notizia, mostrando il suo cappello all'equipaggio su Twitter. Congratulazioni ai team, che hanno lavorato instancabilmente sin dal lancio per arrivare a questo punto. Presto Webb arriverà nella sua nuova casa, L2. Lo specchio è largo 21 piedi e 4 pollici ed è realizzato in beryllio rivestito con oro riflettente. È la forma, e le dimensioni, che gli scienziati hanno determinato fosse necessario per misurare la luce infrarossa delle prime galassie. Il team della NASA continuerà ad allineare gli specchi del telescopio, apportando piccoli aggiustamenti, mentre viaggia verso la sua eventuale orbita. Il telescopio da 10 miliardi di dollari è stato lanciato il 25 dicembre e ha completato il suo dispiegamento iniziale dello specchio all'inizio di questo mese. Un sito web della NASA ne tiene traccia di ogni mossa lungo il percorso. Gli strumenti più sensibili di Webb penetreranno nel gas e nella polvere degli oggetti spaziali che hanno limitato la visibilità del suo predecessore, il telescopio Hubble. I lavori sui segmenti dello specchio sono iniziati il 12 gennaio e avrebbero dovuto durare circa 10 giorni. Ma nonostante l'annuncio di oggi, quei segmenti speculari non sono ancora pronti per essere osservati. In primo luogo, la NASA deve condurre il meticoloso processo di messa a punto della posizione di ogni specchio per trasformare 18 viste individuali dell'universo in un unico grande specchio ultrapotente. Il team dietro Webb prevede che l'intero processo di mirroring richiederà circa 3 mesi, tutto sommato. Webb ha un'altra pietra miliare del dispiegamento chiave da completare, un ustione della traiettoria, che inserirà l'osservatorio in orbita attorno a un punto nello spazio soprannominato il punto Lagrange Terra Sole 2, o L2. L2 si trova a circa 1 milione di miglia, 1,5 milioni di chilometri, dalla Terra, sul lato del pianeta opposto al Sole. Tutto il meglio, Ilunga WST. L'intera Terra ti guarda, e non vediamo l'ora di vedere cosa cattureranno i tuoi occhi. Quale pensi sarà la prima immagine che Ilunga WST catturerà? Facci sapere nei commenti, e non dimenticare di iscriverti a YoCurious, la tua dose quotidiana di notizie e video scientifici.